Il parco nazionale Khao Sok si trova in Thailandia, più precisamente a 164 km a nord rispetto a Patong Beach. A livello di tempistica è considerato un 3 ore e 5, massimo 10 minuti in macchina. Gli orari del parco sono dalla mattina alle ore 8 sino al pomeriggio alle ore 18, ogni giorno. Sono 200 baht per gli adulti e 100 baht per i bambini, 40-20 baht per i thailandesi. Il parco occupa un'area di ben 739 km² e può essere esplorato tramite safari a dorso di elefanti, sentieri escursionistici oppure rafting, canoa o kayak lungo il fiume Sok. La nostra è l'escursione giornaliera che comprende il tour sulla Long Tail Boat, tipica imbarcazione thailandese, pranzo e l'escursione alla Grotta dei Coralli. La Long Tail Boat naviga sul lago Chao Lang Lake, un lago artificiale che si estende per 165 km all'interno del parco e realizzato grazie a un'imponente diga sul fiume Rancha Prapa Tham. Il Parco Nazionale di Khao Sok è una riserva naturale caratterizzata da ampie aree di giungla incontaminata, formazioni carsiche e calcaree simili a torri e il lago artificiale Cheon La. Il paesaggio è stupefacente, quasi preistorico. Affioramenti di rocce calcaree che raggiungono i 400 metri di altezza spuntano dall'acqua, così come vecchi alberi e mangrovie. La foresta di Khao Sok è ciò che resta di un ecosistema che risale a 160 milioni di anni fa. È un ambiente antichissimo e ricco. Il parco di Khao Sok è direttamente connesso ad altri due parchi nazionali, il Si Phang Nga e Khlong Phanom, spero che la pronuncia sia corretta, che assieme costituiscono un'importante area di territorio protetta in cui diverse specie animali trovano rifugio. Fra i mammiferi sono presenti anche alcuni maestosi carnivori, come gli orsi del sole, le tigri e i leopardi, oltre agli elefanti selvatici, alle scimmie e ai serpenti e a più di 300 specie diverse di uccelli. Spider-Man. Ma è Tom Holland, ma morirà dal caldo, poretto di me. Ma non capisco il senso più che altro. Ma nemmeno. Ma sparerà la ragnatele. Ma infatti, what's the point in tal caso? Ma io non capisco, cioè. Ma perché? No, esatto. Tra Spider-Man e questo vostro. Guarda, Tonino. No, stavo facendo il video per il nipote sotto la maschera. Marti, una parola su questo. Non hai chiesto nulla a Spider-Man. Non fatto il video, però si è tolto la maschera. Il nostro pranzo e un piccolo break ce lo godiamo su delle sistemazioni fluttuanti direttamente sul lago, dove è possibile passare anche una notte speciale in un ambiente incontaminato, circondato dai suoni della giungla e con la possibilità inoltre di nuotare nel lago, oltre ad assistere a tramonti di una bellezza inconfutabile. Siamo qui, riprendiamo la partita del secolo. La tensione è palpabile. Attenzione. Grazie ai miei suggerimenti. Abbiamo il pubblico conferma. Abbiamo il nostro esperto tecnico che si è addormentato là dietro. Prego che si prosegue. Passiamo con la telecamera. Una volta ripresa la nostra escursione, procediamo a raggiungere la partenza del nostro trekking di 2 km per arrivare alla nostra imbarcazione di canne che ci porterà alla caverna di coralli. Facciamoci questi 2 chilometrini easy.
Andiamo. Andiamo anche il nuovo pollino. No, I don't wanna waste what's left. Questo fischio fastidioso sono le cicali della zona, come ci è stato riferito dalla guida. Fortuna che quelle italiane sono più docili. C'è lo Ludo, c'è le ruina di questa camminata, perché facciamo vedere cuscino 12 kg bene o male di peso. Buco lì? È il buco della tarantola. Infiliamoci, infiliamoci subito. Come subito? Vai, vai, rimaniamo. Quel buco lì è il buco della tarantola. Vai, vai, mettici la mano dentro, che magari ci sono i piccoli. Quello lì. Piccolo, piccolo. Questo è per un Pimp My Ride prima stagione, oggettivamente. Marti, ci avviciniamo assieme. Io non sono molto a mio agio in questo modo. Però posso dire, posso aggiungere una cosa, che finalmente abbiamo capito il motivo della presenza di Spider-Man a sto punto. Esatto, è quello lì. C'era un collegamento. Vedi, dile ai tuoi nipoti, no? Vedi, finalmente l'abbiamo capito. Storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. Storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. Storms we chase. Vai, mi raccomando, devi provare tutto, vai. Dai una tirata. Dai una tirata, vai, Fra. Vai, Fra. Ma sono 3 mesi che non fumo, ragazzi. Ah no, cazzo, non devi fumare. No, no, no. Beh, adesso comunque che hai violato la tua promessa, devi dare qualcos'altro. In attesa della nostra barchetta per fare il giro, che dovrebbe arrivare a minuti. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. Hello, I'm The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. Ricordi qual è il pistolo più famoso della storia del cinema? Batman. No, quello è l'uomo più strano. È Sicaca. Chi? Sicaca. E Sventura 2. Pacaran Cave, grotta dei coralli, è una grotta molto popolare per le escursioni giornaliere. Viene chiamata così perché al suo interno ci sono piccole stalagmiti e stalattiti che spuntano simili ai coralli del mare. Bene, Andre, sei con me. Ci danno una torcia a testa a coppia. Cioè, una torcia a coppia. Dato il terreno estremamente scivoloso, consiglio la massima cautela quando camminate. La grotta è ancora immacolata, non c'è odore di marcio o di pipistrelli. L'aria all'interno della grotta è un po' umida, ma limpida e senza odore di muffa. Nel calcare sono stati trovati anche fossili di animali marini unicellulari risalenti a oltre 250-400 milioni di anni fa, che probabilmente costituivano i mari primordiali del mondo. La nostra guida all'interno della caverna ci mostra una donation box, dove poter fare una donazione a favore del parco. Just
La visita alla caverna, ci avviamo all'uscita del parco, provati dall'elevato grado di umidità. Di oggi? Bellissimo. Bello. Bello. Molto bello. Molto bello. Bello, però fa un caldo forte. L'umidità. Piaciuta l'escursione di oggi? Top. 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 Non è tanto il caldo quanto l'umidità. E l'umidità è... Ma meno male che adesso poi si è un po' coperto il sole, anzi che è andato via sennò. Kausok è una perla ancora non molto conosciuta che mi sento assolutamente di consigliare, perché i panorami che si possono godere qui hanno pochi uguali.